Mondolfo, il completamento dei restauri del complesso monumentale di Sant'Agostino, dopo che già sono stati compiuti i lavori all'interno della chiesa nella quale ci troviamo, oggi è iniziato il percorso che porterà al restauro e alla rimessa a nuovo anche del chiostro e della parte esterna. Presenti a Mondolfo il nuovo prefetto di Pesaro, eccellenza Tommaso Ricciardi, a una delle sue prime uscite pubbliche, perché la prefettura ha avuto un ruolo importante nel reperimento delle risorse utili a completare questo restauro. Naturalmente il sindaco di Mondolfo, Nicola Barbieri, lo ha accolto. E si tratta davvero di una opportunità incredibile per il territorio, perché il complesso monumentale di Sant'Agostino è un'attrazione turistica vera e propria a pochi passi dal mare, come abbiamo potuto verificare anche per la presenza di molti turisti. Qui veramente io oggi sono doppiamente felice, primo perché abbiamo in questa giornata dato inizio e ufficializzato, attesa l'avvenuto finanziamento dei lavori, l'inizio degli stessi che avverrà a breve, ma soprattutto è stato per me un motivo di gioia poter vedere la bellezza di questo complesso, a cominciare da questo chiostro meraviglioso e dai tesori che sono racchiusi nella chiesa di Sant'Agostino e sui quali io posso sicuramente assicurare che il FEC, che è il principale finanziatore, ma non dimentico e tengo ad evidenziare come anche il Comune con un grosso sacrificio abbia contribuito al finanziamento di questi lavori, che il FEC continuerà a seguire, perché è un'opera che dobbiamo assolutamente valorizzare al di là dei lavori che sono stati previsti e progettati. Quindi precedentemente, durante la presentazione, la conferenza stampa, ho espresso il desiderio con il sindaco di iniziare a lavori conclusi un percorso di valorizzazione di questo complesso, non solo a beneficio dei cittadini di Mondolfo o comunque dei cittadini della provincia di Pesaro, ma anche per i turisti, perché abbiamo registrato con la ripresa del turismo anche una ripresa significativa del turismo culturale, quindi la gente è assetata di vedere le opere d'arte, quindi noi qui abbiamo tutti i presupposti perché questa attività turistica possa decollare. Il complesso monumentale di Sant'Agostino è uno dei luoghi più belli del nostro territorio, necessitava di questi interventi sia per migliorare la sicurezza ma anche per migliorare l'immagine del chiostro, e il ringraziamento come amministrazione comunale a nome di tutta la comunità lo rivolgiamo alla prefettura di Pesaro Urbino e alla soprintendenza delle Marche e per questo accordo che è fondamentale per tutta la nostra comunità. Grazie al contributo della prefettura e al contributo anche del Comune di Mondolfo a proseguire i lavori che dalla chiesa adesso si spostano all'esterno nel chiostro, con il completamento appunto delle due ali del chiostro. Lavori che comprenderanno il rifacimento della pavimentazione e anche il completamento del consolidamento di questa parete, con alla fine appunto l'eliminazione di questi puntelli di messa in sicurezza provvisoria che erano stati effettuati una decina di anni fa. Per questi lavori al chiostro sicuramente ci serviranno poco meno di un anno. E lasciamo un attimo di tempo per alcune manifestazioni che il Comune deve realizzare qui all'interno della Corte e in più dobbiamo provvedere con alcune verifiche statico-strutturali per individuare gli interventi più idonei per il consolidamento di queste arcate di questa parte del chiostro. Quindi inizieremo, diciamo, verso la fine di agosto e si protrarranno per circa 10 mesi o poco più o poco meno.